Ecco, siamo qui a secondo insegnamento, parliamo di guarire gli ammalati. Normalmente nel primo insegnamento che avremmo dovuto avere avremmo definito bene che cos'è un discepolo e che cos'è chiamato a fare. E guarire gli ammalati è qualcosa che i discepoli sono chiamati a fare. E perché sono chiamati a farlo? Semplicemente perché fa parte della missione, del mandato che Gesù ha dato ai suoi discepoli. Difatti in Matteo 10, 8 leggiamo: guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questo è quello che Gesù comanda ai suoi discepoli. Era solo per gli apostoli, tanti oggi ci dicono, ma queste cose qui erano solo per i dodici. Andiamo a vedere cosa ci dice in altre parti. Matteo 28, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, dopo aver dato il comandamento di andare a predicare il Vangelo dove? Tutto il mondo, a tutta la creazione, a tutti i popoli. Battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo e insegnando loro di osservare, a mettere in pratica, mostrare e mettere in pratica. È questo che vuol dire insegnando loro di osservare. Che cosa? Tutte le cose che io vi ho comandato. Non solo alcune, non solo alcune, ma tutte. E le cose che ne ha comandate Gesù ce ne sono tante. Le stiamo facendo? Forse non le facciamo semplicemente perché non le conosciamo o perché qualcuno ci ha detto che non sono per noi. Noi vogliamo ubbidire a queste persone o vogliamo ubbidire a Gesù? In Giovanni 20, 21 c'è scritto: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Io mando voi. E questo è quello che Gesù vuole fare con noi, vuole mandarci a fare cose. A portare il suo Vangelo, ma solo predicarlo così, no, anche a mostrarlo. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. È Gesù che lo dice, non siamo noi di Salas Reformation che lo stiamo dicendo, semplicemente Gesù è quello che trovate nella parola di Dio. La lista è ben più lunga. Ha chiamato a imporre le mani ai malati e questi guariranno, si è insegnato a scacciare i demoni e altre cose, risuscitare i morti. Sono tante le cose che Gesù ci ha detto di fare e soprattutto queste cose sono i segni che accompagneranno. Non c'è scritto che accompagnavano, c'è scritto che accompagneranno, dunque sono ancora per noi oggi. E li vediamo queste cose, le vediamo. È per quello che diamo questi insegnamenti, perché non è semplicemente teoria, non è semplicemente qualcosa che fa parte di chissà quale corrente dottrinale, no, semplicemente la parola di Dio messa in pratica. Giovanni 14, 12 leggiamo. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste perché io vado al Padre. E proprio perché lui è andato al Padre, che cosa è successo? Ha potuto mandare lo Spirito Santo su ognuno di noi. Wow, su ognuno di noi, lo Spirito Santo in noi per fare cosa? Per restare seduti dentro un locale così a contarsela su. A dire alleluia, gloria a Dio. Ci sono senz'altro dei momenti per questo, ma soprattutto per andare a predicare il Vangelo e mostrare il regno di Dio. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo per essere suoi testimoni e dobbiamo esserlo. Occorre un'unzione speciale, ma forse a guarire i malati occorre qualche unzione speciale.
Dunque, tutti hanno il dono e guarigione? No. Possiamo comunque chiederlo. Tutti possono guarire? Sì. Come? Non ho dono e guarigione, posso guarire? Sì, perché l'ha detto Gesù. Imporranno le mani ai malati e i malati guariranno. L'ha detto Gesù. E non c'è bisogno del dono di guarigione. È chiaro che se ho il dono di guarigione ho qualcosa in più, ho un equipaggiamento speciale. Però cosa sono i doni? Che significato, che funzione hanno i doni? I doni sono semplicemente qualcosa che vengono dati al corpo di Cristo per l'edificazione del corpo di Cristo stesso, per il perfezionamento dei santi e per l'opera del ministero. E chi ha il dono non l'ha per se stesso, ma l'ha per la Chiesa. Là per i santi. Dunque avere un dono è come avere un talento particolare che tu hai ricevuto affinché tu lo possa mettere a disposizione degli altri. Come? Mostrando come esercitare questo dono. È un po' come se io fossi un bravo, molto bravo a dipingere. Io so dipingere, tu non sai dipingere, però ti insegno. All'inizio magari non farai dei bei disegni, però col tempo, con l'esperienza impari. Non impari se non fai, però se fai, se metti in pratica, impari sempre di più. Siamo tutti evangelisti? No. Siamo chiamati a evangelizzare? Sì. Siamo insegnanti tutti? No. Siamo chiamati a insegnare? Sì. Dunque, vediamo che non è solo le persone che hanno un determinato dono, un determinato ministero che sono chiamate a fare le cose, ma siamo chiamati tutti a esercitare quello che Gesù ci ha detto di fare. Basta lo Spirito Santo. Non occorre un'unzione particolare. L'unzione abbiamo già ricevuta attraverso lo Spirito Santo. Adesso è ora che lo Spirito in noi possa manifestarsi, possa veramente, diciamo, esprimersi. Noi possiamo averlo, ma è come averlo magari chiuso dentro in una scatola e non utilizzarlo, come un dono non aperto. Abbiamo ricevuto un pacco, un regalo così e lo teniamo chiuso. E non possiamo chiaramente approfittare della bellezza, della ricchezza che c'è in questo dono. La stessa cosa per lo Spirito Santo. Che cosa mi serve avere lo Spirito Santo se poi non cammino nello Spirito, non faccio quello che lo Spirito Santo mi dice di fare? Ah, nessuno me l'ha insegnato. Come nessuno ce l'ha insegnato? Hai una Bibbia? Leggila. Non hai bisogno che qualcuno venga a dirti che cosa devi fare. È scritto nella parola di Dio quello che devi fare. Dobbiamo tutti desiderare sviluppare i doni dello Spirito. Dunque, desiderate ardentemente i doni dello Spirito e metteli poi a disposizione degli altri. Come devono operare i credenti? Riprendiamo ancora Marco 16. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto, quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il grande mandato con i segni che lo accompagnano e per tutti coloro che credono. Ci credi? Se dubiti è inutile. Chi dubita chiaramente non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, ma se ci credi è per te. È per te. E perché è per te? Perché Gesù l'ha detto. La fede, occorre fede. Credere vuol dire mettere la fede in azione. Ok, la fede è come un muscolo, l'ho preso dalla tua vignetta, l'ho estratto. Dunque occorre esercitare e più si esercita più diventa forte, più è capace di fare cose che prima non riusciva a fare. Dunque la fede è come un muscolo, dobbiamo esercitarlo e mettere in pratica come? Non certo stando qui dentro, ma andare fuori. Andare fuori a incontrare persone, a pregare per le persone, a trovare malati, persone che hanno bisogno veramente di preghiere di guarigione, preghiere di liberazione. È questo che dobbiamo e che siamo chiamati a fare. Più pratichiamo queste cose, più saremo capaci e bravi.
Pregare per gli ammalati dunque non è qualcosa di difficile. Non ho bisogno di fare un corso biblico, di seguire chissà quanti anni di formazione. No, credi nel Signore Gesù? Hai ricevuto lo Spirito Santo? Vai. Hai tutto quello che ti occorre per poterlo fare e metterlo in pratica. Dobbiamo solo iniziare a farlo. Qui mi riferisco agli uomini. Occorre un'unzione particolare. Avete mai fatto la lavatrice? Chi fa la lavatrice chiaramente agli inizi ha molte difficoltà. Noi uomini specialmente, non so tu Davide, ma io tante. Invece Paolo è un esperto per questo. Beh, fatto sta che quando io mi avvicino, diciamo, a questo apparecchio, un po' di timore ce l'ho. Non so che programma scegliere, non so neanche come dividere la biancheria così, e i risultati possono essere veramente disastrosi. Biancheria che si è ristretta, biancheria bianca che è diventata rosa, eccetera. Poi improvvisamente arriva mia moglie. Nel giro di qualche secondo ha già diviso la biancheria, ha già scelto il programma giusto e il risultato è ottimale. E tu pensi, wow, chissà quali studi avrà fatto questa persona per riuscire a... No, semplicemente la pratica gli ha permesso di essere così performante e di avere un risultato ottimale. Poi riteniamo sempre, sbagliando si impara. Dunque la prima volta il risultato sarà dei vestiti più stretti, magari più corti, a volte a me capita, rosa. Però poi le volte dopo ci si corregge, ci si perfeziona fino a ottenere un risultato sempre migliore. Dunque è questione anche di potere e di autorità. La mia autorità, sì, la mia autorità, ma nel nome di Gesù. Gesù ci ha dato l'autorità. Dunque riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Poi chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Interessante vedere che ogni volta che sia Gesù che i suoi discepoli andavano ad annunciare la predicazione del Vangelo così, questo non era solo basato su parole, era sempre accompagnata da segni, una dimostrazione di quello che è il regno di Dio. Ed è volontà di Dio. Gesù, in Matteo 4 leggiamo, Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità. Ogni malattia e ogni infermità. Allora, a livello pratico, come ci dobbiamo comportare? Diamo qui qualche consiglio che possono aiutare magari persone che non l'hanno mai fatto. E questi consigli aiutano anche ad approcciarci alle persone. Dunque, ci avviciniamo alle persone facendo, chiaramente con un sorriso, cercando di non intimorirle, facendo una domanda semplice. Salve, posso farle una domanda insolita? Ha qualche dolore? Se ti dice di sì, puoi chiedere dove si trova, l'intensità del dolore da 1 a 10. Un altro modo di approcciare le persone che può essere interessante, magari quando vedete un gruppo di persone, andate là e dite, scusate, magari mi potete aiutare, sto cercando delle persone che hanno dei dolori. Ne conoscete qualcuna? E di solito quando sono in gruppo c'è sempre, ah, lui ha dolore così. E allora lì diventa più facile poi poter interagire. Poi le persone ci chiederanno senz'altro, ma perché lo vuoi sapere così, che vuoi da me? Quello che puoi dire è effettivamente che tu cerchi persone che
hanno dolore così perché tu vuoi pregare per loro, perché tu credi che questi dolori nel nome di Gesù possano scomparire, e puoi portare delle testimonianze, qualcosa che tu hai vissuto, affinché anche personali, così le persone vengono in un certo senso, si crea un interesse in loro, per cui c'è già migliore possibilità di essere ascoltate. Dunque, se ci dicono che hanno dolori, noi chiediamo l'intensità da 1, nessun dolore, a 10, dolore massimo. Magari ci dicono ho dolore nella spalla, allora mi avvicino, metto la mano sulla spalla e che cosa faccio? Signore Gesù, se nella tua volontà ti prego, per favore, fai che questa persona possa essere guarita così. No, assolutamente no. Prendo autorità contro questo dolore, nel nome di Gesù comando questo dolore di andarsene via, nel nome di Gesù. Dopo che ha fatto questo, che cosa succede? Chiedo alla persona di provare a fare dei movimenti, vedere se il dolore... Come va? Se il dolore è ancora presente, può darsi che il dolore è semplicemente diminuito, mi baso sempre su questa scala da 1 a 10, se c'è ancora residui di dolore prego nuovamente finché il dolore è scomparso completamente. Dunque prego e comando al dolore di andarsene nel nome di Gesù, ti scaccio, comandare al dolore di andare via. Chiedo se il dolore è diminuito, sempre a scala da 1 a 10. Non fermiamoci solo al primo tentativo, preghiamo più e più volte fin quando il dolore è andato via e chiaramente fin quanto la persona se lo permette. A volte capita che il dolore si trova in una zona che non si può appoggiare la mano, dunque essendo in una donna per esempio così, allora quello che si può fare per gli uomini è chiedere alla persona di mettere la sua mano sopra e voi appoggiate la vostra mano sulla sua mano o semplicemente mettete la mano su una spalla e comandate comunque a questo dolore di andarsene nel nome di Gesù. Dunque, preghiere brevi, non chiudete gli occhi, guardate la persona negli occhi. Gli occhi sono molto espressivi e lì potete vedere anche la reazione a questa preghiera e l'origine di questi dolori. Dunque, guardate sempre le persone negli occhi. Pregate insieme se due di voi si accordano, secondo quanto ci dice Matteo 18-19. Questo è un altro insegnamento che abbiamo saltato per l'occasione, ma normalmente vediamo che Gesù mandava a due i suoi discepoli e così dobbiamo andare, possiamo essere in due, possiamo essere in tre, però attenzione anche quando sono solo, in realtà non sono mai solo perché? Perché lo Spirito Santo è con noi, dunque non prendete come scusa ma sono da solo così non posso andare a pregare, no. È lo Spirito Santo, siete in due, potete andare a pregare e se incontrate qualcuno che vedete che il Signore vi spinge verso questa persona a pregare per lui, andate. Non accanitevi su persone che non vogliono. A volte ci capita di vedere persone che proprio magari con le stampelle posso pregare per lei, no, non ho tempo adesso, no, ma voglio fare una preghiera. Non accanitevi chiaramente su queste persone. Anche se avreste voluto, diciamo, mettere la vostra fede in azione e vedere la guarigione, se la persona non vuole, non vuole. Se avete parole e conoscenza, datele, provateci. Quando pregate per la persona, che stabilite un contatto con loro, il Signore, lo Spirito Santo, vi può dare delle rivelazioni concernente questa persona e anche queste cose toccano il cuore delle persone. Wow, come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? Neanche mi conosci e tu mi vieni a dire queste cose. A noi è capitato a Brindisi con quella rappresentante che vendeva, cos'era, materassi, mi sembra. Motorini, sì, qualcosa. È stata lì, come fate a saperlo?
Te l'ha detto lo Spirito Santo. Ed è bello vedere quando le persone sono così toccate, da questo. Ogni situazione è diversa. Dunque è chiaro che noi usiamo, diciamo, delle strategie, dei metodi così, però nello stesso tempo lo Spirito Santo ci permette di adattarci alle diverse situazioni. Dunque non siamo troppo schematici così. Lasciamoci guidare veramente dallo Spirito Santo. Usciamo un po' dagli schemi che abbiamo. Se il Signore ci spinge a fare altre cose, magari a semplicemente stare con la persona, a condividere il Vangelo così, a parlare anche delle sue difficoltà della vita così, facciamolo. Siamo obbedienti al Signore. Lo scopo non è la guarigione. Non è la guarigione della persona. Lo scopo è che questa persona possa ricevere Cristo nella sua vita, che la sua vita possa cambiare, che possa veramente essere salvata. È per quello che Gesù manda i suoi discepoli. Solo una piccola aggiunta, chiedere alla persona se puoi mettere le mani, Certo, perché io ho sì. avuto brutte esperienze, perché parto con la foga di pregare, però magari adesso io mi sono fermata un po' come magari mercoledì sera in stazione, ho visto sta donna con le stampelle, sono partita, però gli ho chiesto posso metterti la mano? No, perché non ti conosco, stammi alla larga. Ok, Se io fossi giusto. partita subito con le mani, magari avrei peggiorato la situazione. Certo, sì. Certo, La trovo una cosa importante, chiedere se puoi mettere la mano. questo è importante. È chiaro che se ce lo permettono così, seguiamo di più il comandamento di Gesù di porre le mani, però tante persone sono molto diffidenti. Quando noi siamo sulla strada troviamo indifferenza, troviamo diffidenza. Sono le due cose che più ci toccano nei contatti con le persone, così. Anch'io volevo aggiungere che di non scoraggiarci quando preghiamo la prima volta non succede niente, perché anche Gesù pregò due Più volte, volte sì. per il cieco. Sì. E per questo è importante dire preghiere brevissime, sennò la gente si stufa e va. Esatto, se prendiamo delle preghiere troppo lunghe, le persone, a parte che vedi che proprio non hanno nessun desiderio così, e poi dopo la seconda preghiera se ne vanno. Preghiere corte, così, e poi quello che è importante ancora è rendiamoli coscienti che c'è stato un miglioramento, se c'è stato. Se lui dice sì, effettivamente è diminuito, wow! Perché è diminuito? Il Signore che sta agendo nella tua vita, sul tuo dolore così. Rendiamo le persone coscienti di quello che sta succedendo. Quando le persone guarite, il dolore è scomparso, a noi è capitato con chi ero, Lorenza, forse. Ma chi siete? Fisioterapisti? No, non siamo fisioterapisti. Il Signore che ha agito è meraviglioso. Ti ricordi, sempre a Brindisi. Antonio con le stampelle così, lì la racconto perché è stato qualcosa veramente che ci ha toccato. Eravamo lì in questo supermercato, centro commerciale, e vediamo una persona con le stampelle. Posso fare una preghiera? Facciamo la preghiera. Lui aveva dei forti dolori al ginocchio, tanto che zoppicava, aveva bisogno di stampelle. Una distorsione, sì. E cosa ha fatto? Saltava. Dopo la preghiera. Cos'è successo così? Poi c'era la sua ragazza che lei ha cominciato anche a manifestare, a avere sudori, così. Pregato per lei. Nel frattempo passavano due della sicurezza, che si sono fermati lì, hanno chiesto e abbiamo detto quello che era successo. E dopo un po' andiamo a mangiare qualcosa, loro se ne vanno così. E mentre eravamo lì a mangiare, uno dei due della sicurezza è venuto lì a dire: quando avete finito potete venire perché c'è un nostro collega che ha dei fortissimi dolori alla schiena
e vuole che preghiate per lui. E dopo siamo andati, dolore scomparso, poi ci ha portato ancora un paio di persone a pregare per loro, e poi alla fine ci ha detto alle 9, erano le 8 qualcosa, alle 9 finisco il turno, restate qui perché venite anche a casa mia a pregare per i miei familiari, mi sembra la moglie aveva detto, ma poi non siamo stati dalla moglie. Il fatto sta che ci ha portato nelle case della sua famiglia, in diverse case, quel giorno, poi anche il giorno dopo, e ci siamo ritrovati veramente a condividere il Vangelo in queste famiglie, a fare cups and cookies, a pregare per delle liberazioni, gente che veniva semplicemente perché aveva sentito quello che era successo. Ho detto, incredibile quello che sta succedendo, non le viviamo purtroppo tutti i giorni queste cose, però lì abbiamo veramente sentito la potenza e l'azione dello Spirito Santo. È stato meraviglioso quello che... Perché? Semplicemente perché abbiamo obbedito, perché siamo andati. Se ce ne restavamo a casa, magari davanti al cellulare, a Facebook, così... No, veramente non puoi dire a un malato, no, di chi è passato. Comunque abbiamo passato vari reparti, poi ci hanno fermato perché non potevamo pregare. Non sei un cattolico, non hai l'autorizzazione del prete o della suora, non vuoi pregare per le persone. Quindi ci hanno detto di andare fuori. Anche lì in ospedale, questa persona in coma che non reagiva. Abbiamo pregato, al momento che abbiamo pregato ha cominciato a muoversi, a aprire gli occhi e... e prima niente, chiamavamo così, non rispondeva. Sempre con in posizione delle mani. Sì, abbiamo fatto in posizione delle mani. Poi lì abbiamo incontrato veramente i fisioterapisti, abbiamo pregato per loro. Dunque anche personale dell'ospedale. Com'è? Funziona anche al telefono, sì. In posizione del... Ecco, sì, è vero. Abbiamo avuto diverse esperienze attraverso l'invio di foto, di radiografie anche, di persone che chiedevano di pregare in determinate situazioni per dei tumori, per delle... lì ci sono stati... Vuoi raccontare un'esperienza, magari quella della... Era la tua amica? Alla PTS Eva. Ah. Ci ha mandato la foto della radiografia dei polmoni del suo papà col tumore e ha chiesto se potevamo pregare, quindi abbiamo imposto le dita sulla foto tutti insieme e ha detto che quella notte suo padre ha tossito tutta la notte, aveva sanguinava prima, il sanguinamento è immediatamente cessato e lui è iniziato a stare bene, i dottori non se lo sapevano spiegare e il tumore che era attaccato alla aorta e quindi inoperabile si è, come dire, si è retrocesso e si è staccato dalla aorta. Cioè, nella radiografia dopo era incredibile. E Eva stessa poi si era slogata una caviglia, ci ha mandato la foto, mi fa male, non posso camminare. Abbiamo posto la mano sulla foto, abbiamo detto Eva, poni la tua mano, abbiamo pregato insieme, si è alzata in piedi e camminava. Alleluia. Dal telefono. Alleluia. Dunque, osiamo fare quello che il Signore ci ha comandato di fare. Non è che stiamo facendo qualcosa, degli esperimenti, No, stiamo mettendo in pratica la parola di Dio. Il problema è quando la parola di Dio non viene solo, non viene messa in pratica, ma viene solo letta, conosciuta. No, non possiamo fermarci qui. Dobbiamo mettere in pratica. Se vogliamo vedere lo Spirito Santo agire, dobbiamo agire secondo la parola. Dobbiamo fare secondo la parola. No, posso anche testimoniare, io quando ho fatto il primo cristal, avevo il femore destro più corto di un centimetro e mezzo. Io soffrivo di un male d'anca proprio fitte, che non potevo neanche dormire, pensavo di operarmi. E abbiamo pregato, abbiamo allungato il femore, si è allungato, io ho avuto dolori, più male, più niente, neanche mal di schiena, neanche fitte ad anche. Ma prima proprio soffrivo, pensavo proprio male, anche dormire non riuscivo a dormire, mi svegliavo con quelle fitte, proprio. Che era proprio più corta e alleluia. Io l'ho sempre appoggiato sulla destra.
per cui rischi di proprio usurare. Da quella volta io sono. No, dal momento in cui si incontrano le mani, si prega, ma non succede niente, anche dopo diverse volte. Ok, dopo veniamo a questo punto, però veniamo. Tu Claudio hai qualcosa da raccontare in merito a guarigione? Appunto, quello che avevamo molto bene. No, avevo già sofferto di una fistola sacrale per sacrale 20 anni fa, operato con vecchi sistemi e poco tempo fa ho sofferto ancora di questa fistola ed era già uscita, era aperta a livello sacrale. E avrei dovuto andare al stato pronto soccorso, mi hanno detto che ero dovuto andare allo specialista per essere operato. Prima di andare dal specialista, Lorenzo e Enrico abbiamo pregato. Alessandro. E Alessandro anche c'era, vero? Sì, eravamo a casa. E niente, sono dato l'appuntamento dalla specialista per niente. Si era cicatrizzata, per sicurezza mi hanno voluto rivedere dopo 10 giorni, era completamente guarita. Alleluia. Bellissimo. È una bella esperienza sulla propria pelle perché è forte. Gloria a Dio. Grazie Signore. Un aspetto che comunque vediamo in quello che è il mandato di Gesù è quello di scacciare i demoni. E molto spesso le due cose vanno anche insieme. Perché? Perché tante malattie sono di causa spirituale. Per cui ecco che dobbiamo essere pronti a sapere che talvolta le malattie sono causate da demoni. E dobbiamo anche sapere riconoscere queste situazioni, per sapere anche poi come pregare. Ci sono due scuole di pensiero, coloro che dicono che i demoni non esistono, coloro invece che li vedono dappertutto, per cui hai preso un raffreddore perché sei uscito in pieno inverno, che eri sudato così, è un demone. No, hai preso il raffreddore perché sei uscito e ti sei chiaramente preso un malanno. È chiaro che non possiamo tutto imputare ai demoni così, anche se è vero che a volte sono più responsabili di quello che noi immaginiamo. Dunque, possono provocare malattia, gelosia, paura, violenza, fornicazione, bugia, divinazione. Qui vedete poi i riferimenti in merito a queste. Noi dobbiamo veramente riconoscere quelle che possono essere delle manifestazioni legate alla presenza di demoni, così. E il non perdono, se ne parlava oggi, può essere all'origine chiaramente di un'influenza demoniaca che ti porta a essere malato, così come la gelosia. E quando si parlava stamattina del peccato, così, ricordiamoci sempre che il peccato non sono solo quelle azioni destinate a dire è legato alla pornografia, all'abuso dell'alcol, a questo, a quello. No, sono anche le cose che ci sono nel nostro cuore. La gelosia, l'invidia, l'odio, il rancore, l'amarezza e non perdono. Questi sono anche peccati. Dobbiamo dunque permettere al Signore di poter intervenire, rompere queste cose, strappare queste radici velenose nel nostro cuore e liberarci. E possono essere causa di malattia. Nel mondo le chiamano malattie psicosomatiche. Noi le chiamiamo chiaramente conseguenza di peccati causati chiaramente dall'influenza di demoni. Dunque, quando preghiamo per le persone, abbiamo detto prima, guardiamo la persona negli occhi, guardiamo la faccia anche. Mi ricordo una volta io e Lorenzo abbiamo pregato per una persona che aveva delle allergie ai pollini. Quando abbiamo iniziato a pregare, questa persona ha cominciato a fare delle facciacce molto molto strane e lì era chiaro che c'era un problema di questo tipo. Poi purtroppo la persona ha voluto andare via, ma sapevamo perché era andata via.
Dunque, lo sguardo, il modo di parlare, certe persone magari dicono frasi insensate, addirittura iniziano a bestemmiare, c'è sempre qualcosa. Ricordarsi comunque che i demoni hanno dei limiti, non possono andare oltre quello che il Signore gli ha permesso di fare. Per cui sempre rassicurare la persona che magari vediamo che ha questo tipo di problema. Il Signore ama questa persona, il Signore protegge questa persona, il Signore non permetterà mai al demone di fare male a questa persona se chiaramente questa persona mette la sua fiducia nel Signore. E quello glielo dobbiamo dire, persone. E ricordiamoci sempre che quando ci troviamo davanti a queste persone, oltre al problema demoniaco c'è comunque una persona con la sua sensibilità, con delle emozioni, con qualcosa che comunque deve essere curata, deve essere gestita bene, non dobbiamo né farla sentire colpevole né farla sentire, diciamo, attaccata nei suoi sentimenti, così, ma veramente avvolta nell'amore. Noi siamo chiamati a manifestare il regno di Dio come? Con amore e con la potenza dello Spirito Santo. Dunque, qualsiasi cosa facciamo, anche quando preghiamo per le malattie, scacciamo i demoni, amore e potenza dello Spirito Santo. Anche pregare demoni via nel nome di Gesù, ma anche poi spaventarlo, ma pregare in libertà. Sì, esatto. Sì. Un'altra cosa importante è che a volte vediamo questo anche durante i ravvedimenti così, e che a volte nei ravvedimenti le persone ci dicono delle cose molto personali, molto intime. Poi battezziamo le persone e questi demoni che magari non sono usciti durante il ravvedimento escono durante il battesimo. Attenzione a quello che diciamo, non possiamo dire spirito di omosessualità, di adulterio, così. Esatto. Dunque ci sono delle persone che non devono sapere qual è il problema. Dunque preserviamo sempre, diciamo, le persone. Chiediamo veramente a Dio di avere questa sensibilità affinché la persona sia sempre protetta e non esposta così. E poi facciamo in modo che la persona non abbia il senso di colpa per le cose che sono successe. Il Signore guarisce e libera anche dai sensi di colpa. La colpa, il senso di colpa, la culpabilità, come si dice in francese, non viene dal Signore. Il Signore quando libera, libera completamente. Ti leva il peccato, ma ti leva anche la conseguenza del peccato. Tutto quello che ha rovinato nella tua vita. Quali possono essere i segni di demonizzazione? Sono alcuni, poi ce ne sono altri, provano nausea durante la preghiera o l'adorazione, dunque un disagio, la persona non sta bene in questi momenti. Provano dolori che si muovono nel corpo e anche nelle preghiere, quando ci sono questi problemi spirituali, il dolore lo vedete che si sposta, ah, mi è venuto un dolore qui adesso si è spostato qui. Ok, allora lì è chiaro di che cosa si tratta, dunque prendete autorità. Provocano manifestazioni o malesseri, combattimenti interiori durante il ravvedimento e il battesimo. E quello, se vedete, i film di Torben, ma noi quando facciamo i battesimi così li vediamo anche abbastanza spesso. Non solo i battesimi, anche il ravvedimento così, delle manifestazioni chiaramente. Perché? Perché il nemico chiaramente non ha più nessun diritto nella vita di una persona, non ha nessun appiglio. Nel ravvedimento gli appigli che il nemico aveva, i diritti che il nemico aveva vengono rotti, spezzati e il nemico chiaramente a questo momento non può fare altro che andarsene. Ma lui non vuole andarsene, perché lui vuole un corpo. Lo spirito è chiaramente una persona, se si può definire così. Noi definiamo lo Spirito Santo come una persona. Non è un'energia, non è una forza così.
Lo Spirito è una forza, non è una persona, così come lo Spirito Santo è una persona. Dobbiamo sapere, però, non ha un corpo e lui cerca il corpo. Animali, l'abbiamo visto nei Vangeli, che cercavano, chiedevano a Gesù di andare nei porci, però quello che prediligono cos'è? L'uomo e la donna. E loro vogliono entrare, l'uomo nella donna, nei bambini anche. Però noi dobbiamo veramente evitare questo e rompere qualsiasi possibilità, chiudere le porte affinché non possano entrare. E quello che abbiamo detto prima relativo al non perdono e altre sono porte aperte che devono essere chiuse. Chi vive nel peccato si deve vedere chiudere questa porta, deve veramente dire no, non voglio più vivere nel peccato, e la vita chiaramente deve cambiare, camminare nello Spirito, non più secondo la carne, e liberarsi nel nome di Gesù. Dunque, peccato, incidenti, traumi. Io ho avuto problemi a causa di un trauma emozionale quando è morta mia moglie, questo 30 anni prima. Pensavo di stare bene, di non avere questo problema. Fin quando il Signore, dopo 30 anni così, quando mi aveva poi richiamato a Lui, mi ha evidenziato la sofferenza che c'era ancora nel mio cuore. Infatti io nei miei pensieri pensavo ancora a quel momento dell'incidente, vedevo la macchina che bruciava, il corpo di mia moglie dentro che moriva così, e tutto questo mi faceva stare male. E in un certo senso mi dava anche un senso di colpa, perché avevo questi pensieri, ma potevo fare qualcosa per... il nemico poi attacca, ti accusa. Poi un giorno il Signore ha detto basta. E ho sentito veramente la libertà in Gesù Cristo. Più nessuna condanna, più nessun tormento, più nessun senso di colpa, più nessun... rivivere questi momenti traumatici dove ti dici potevo fare qualcosa così. No, me li ha tolti. E questo è meraviglioso. Ho dovuto essere liberato, Però ci voleva. Maltrattamento, esperienze di dolore. Dunque, quando facciamo i ravvedimenti chiediamo sempre alle persone... Scusate, sto aprendo un po' di parentesi adesso, ma penso che sia importante di andare a vedere nel loro passato. Non perché vogliamo fare psicoanalisi così, non è quello che vogliamo, ma perché ci possono essere delle cose di questo tipo. E a volte lo Spirito Santo rivela delle situazioni di trauma, delle situazioni di dolore, le situazioni dove magari è bastata un'immagine che hai visto e da lì hai aperto una porta, un'immagine pornografica per esempio, un'immagine di maltrattamento, un qualcosa che ti ha traumatizzato come bambino, e lì è stata una porta aperta che deve essere chiusa. Questo è fondamentale. Pratiche occulte, qui tutto quello che riguarda l'occultismo, le dipendenze, ne abbiamo già parlato stamattina. Le dipendenze non sono solo un problema di abitudine, è chiaro che poi il tuo organismo così si abitua a questo, però di base c'è un problema spirituale. Chi crea la dipendenza? Chi vuole che tu sia schiavo? Il diavolo. E ti tiene schiavo. E anche quando sei libero ti riporta a far pensare come stavi bene quando prendevi questo, quando facevi questo. No, sono bugie, sono menzogne. E rifiuto nel nome di Gesù. L'avidità e i problemi generazionali che possono chiaramente avere un'influenza, anche se li hanno commessi i nostri antenati così, hanno un'influenza su di noi, sui nostri figli e sui figli dei nostri figli. Dunque, spezziamo qualsiasi maledizione generazionale nel nome di Gesù.
andare avanti, grazie. Bella come escono i demoni, la loro uscita così è molto in relazione di come sono entrati. Possono uscire senza manifestazione evidente, ma sensazioni di benessere. Quante volte preghiamo per le persone e ci dicono: ah, come mi sento leggero, come sto bene. Gloria a Dio. A volte le persone si portano dei giochi, dei pesanti, ma che cosa sono questi giochi? Sono semplicemente le accuse di Satana, i pesi di Satana che ti mette sopra così e il Signore viene e te li toglie. Possono uscire attraverso gola, bocca, naso, sbadigli, rutti, tosse, vomito, eccetera, eccetera. Persone che improvvisamente durante la liberazione devono andare in toilette, è già successo, perché escono anche, diciamo, attraverso questi sistemi. Dunque le lacrime, le persone che si mettono a piangere, oppure le palpebre che cominciano a muoversi, o i tremori, tremori delle gambe anche, le persone che devono battere i piedi, avete già visto? Abbiamo visto diverse persone che cominciano a battere i piedi forte, 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 sono manifestazioni anche demoniache così, che manifestano chiaramente quando il demone sta uscendo, oppure i formicolii alle mani. I demoni escono in diversi modi, più frequentemente sono a tosse, vomito così, però le urla, però ci sono tante maniere. È chiaro che se ci troviamo in un posto pubblico davanti a una situazione di questo tipo, a noi è successo, il nostro primo Kickstarter, dove abbiamo una liberazione, allora lì converrebbe smettere, portare la persona in un luogo un po' più isolato, dove c'è anche più libertà nell'agire. Difatti quella volta lì eravamo su una panchina, è passata una persona incuriosita, che cosa state facendo così, ah ma adesso vado a chiamare la polizia, eccetera, per cui... Poi abbiamo preso la persona e siamo andati via, effettivamente. Avanti. Chi può essere demonizzato? Bah. Solo il non credente? No. Fuori? Solo chi è immerso nel peccato? No. Il credente che va in chiesa? Sì. Forse il credente che va in chiesa, ma che non è nato di nuovo. Però il credente che si è convertito e dice di essere nato di nuovo? Sì. Ok. Il credente battezzato nello Spirito Santo che parla in lingue? Io. Sì. Allora, come mai? Ma io sono il Tempio dello Spirito Santo, dunque se c'è lo Spirito Santo non c'è posto per i demoni. Ok? Ma la tua vita appartiene completamente a Gesù? Hai dato tutto a Gesù? O ci sono delle aree della tua vita che ancora tieni per te? Che ancora non sono portate alla luce? Quello che ho detto prima, il non perdono, così. Questo non ha niente a che fare con l'essere battezzato dallo Spirito Santo, parlare in lingue. Magari ti sei ravveduto, però non hai ancora abbandonato certe cose che forse il Signore non ha ancora permesso che venissero alla luce. Perché? Perché tu non gliel'hai permesso semplicemente, perché le hai tenute nascoste. Però quando la luce entra, quando queste cose vengono alla luce, che cosa succede? Dove arriva la luce le tenebre scompaiono. Il nemico non ha più nessun appiglio. È fondamentale questo, è importante. Ed è per questo che nelle chiese ci sono così tante persone che hanno problemi di questo tipo. E perché se li hanno? Perché pensano di non averne. Perché nessuno ha mai fatto niente per loro. E continuano domenica dopo domenica andare nelle chiese a pregare, lodare Dio,
ma sempre sotto questa situazione. Poi vengono anche star, incominciano a sentire queste cose, vogliono, desiderano qualcosa di più, preghiamo per queste persone e ne vediamo, e poi cominciano a manifestare. Ma benvenga, gloria a Dio, perché il Signore porta luce, porta libertà, porta guarigione. Ed è meraviglioso poi vedere come queste persone, attraverso, grazie anche a questa liberazione, poi si mettono a servire il Signore, camminano col Signore, portano il Vangelo, cose che prima non riuscivano a fare, ma non perché hanno sentito qualcosa di nuovo, perché adesso hanno la libertà di poterlo fare, perché hanno dato tutto a Gesù. Alla tua domanda, vengono tutti guariti? Se qualcuno non viene guarito, non dobbiamo concentrarci sulla mancanza di fede di chi riceve. Ancora una volta non cerchiamo spiegazioni teologiche, dicendo non è stato guarito perché non ha fede. No, se noi andiamo da una persona atea, non possiamo aspettarci che questa persona abbia la fede per la guarigione. È la nostra fede che deve essere in azione. È la nostra fede. È vero che ci sono degli esempi nella parola di Dio dove le persone sono state guarite attraverso la loro fede che avevano. Vai, la tua fede ti ha guarito. Questo può succedere, però molte volte è la nostra fede che è in azione. E allora non dobbiamo aspettarci che la persona abbia la fede per la sua guarigione. Lazzaro, per esempio, è stato risuscitato non perché aveva fede, lui era morto. Però attraverso la fede che Gesù aveva, lui ha potuto essere risuscitato. Dunque è la nostra fede e non dobbiamo cercare delle discussioni dicendo vive nel peccato, nell'adulterio, non perdono, non crede. No, siamo noi che dobbiamo mettere in atto la nostra fede. Capita a volte che la guarigione non la vediamo. Allora, in questi casi, che cosa facciamo? Lasciamo sempre le persone con la consapevolezza che quello che abbiamo seminato in loro e le preghiere che abbiamo fatto non tornano a vuoto. È successo, Emanuela ha vissuto in prima persona questo, quando ha incontrato un gruppo di musulmani, due o tre che fumavano, uno con le stampelle così, sul momento non era successo niente, il giorno dopo cosa è successo? Chi fumava non fumava più, chi aveva le stampelle non si era neanche accorto che non le aveva prese. Sul momento non era successo apparentemente niente da un punto di vista di guarigione fisica, di liberazione, ma poi tutte queste persone hanno vissuto qualcosa di sovrannaturale. Ed è stato poi meraviglioso perché erano tre o quattro musulmani e sono venuti lì dove eravamo e toccati veramente dall'azione dello Spirito Santo. Gesù, quando ha pregato per i leprosi, dice: mentre andavano, brava. Dunque, tu hai seminato, hai ubbidito a Gesù Cristo, per cui se c'è la guarigione subito, gloria a Dio, se non c'è subito, ci può essere nella notte, il giorno dopo, nel tempo, però gloria a Dio lo stesso, hai seminato, sei stato ubbidiente, hai fatto quello che Gesù ti ha chiesto di fare. Non abbiamo sempre tutte le risposte, sapere perché certe persone sono guarite istantaneamente, altre no. A volte a noi capita veramente di non vedere persone, vorremmo vedere più guarigione. Però, come dicevo prima, mettiamo la nostra fede in azione. Osiamo. Lasciamo veramente che sia lo Spirito Santo a guidarci così. E, è chiaro, vorremmo vedere paralitici che camminano, vorremmo vedere sclerosi multiple che scompaiono, vorremmo vedere veramente dei tumori scomparire così. Io credo che Gesù vuole anche lui questo, però vuole formarsi, vuole
farsi andare fuori, vuole che diventiamo grandi nella fede. Non so, non abbiamo bisogno di tanta fede, piccolo granel di senape, che possiamo già fare molte cose. Però chiediamo a Dio, Signore, voglio vedere dei miracoli, voglio vedere la Tua gloria, voglio vedere, Signore, il regno di Dio manifestato. Non voglio solo parole, voglio vedere veramente, Signore, che la manifestazione dello Spirito Santo sia evidente anche agli occhi di chi non crede, Signore Gesù. Ma non per me, Signore, per la Tua gloria. Per la Tua gloria, Signore. Che sia veramente, Signore, un'occasione per onorarti, per glorificarti, Signore. Non è The Last Reformation, non è Enrico, non è Manuela, non è nessuno di noi che deve essere onorato per questo, anzi, dobbiamo scomparire in un certo senso e dare tutta la gloria a Lui. E se noi abbiamo questa attitudine di umiltà e di ubbidienza, vedremo la gloria di Dio. Amen. Vediamo la gloria di Dio, la stiamo già vedendo così. Finito. Ok. Dunque questo è l'insegnamento, se vogliamo, teorico. È chiaro che se io vi lasciassi così e vi direi arrivederci e grazie, ho fatto solo una piccola parte di quello che avrei voluto fare. Perché? Perché questo insegnamento vuole essere veramente qualcosa di molto più pratico. Vuole veramente mettervi in avanti. Vuole dire, questo che avete ascoltato non è per me, non è per alcuni di noi, è per tutti noi. Per cui vi invitiamo veramente a alzarvi e andare a fare quello che Gesù vi ha chiesto di fare. Io chiedo adesso, se qualcuno di noi ha dei dolori o dei problemi fisici, che possiamo pregare e mettere in azione, e mettere in pratica quello che abbiamo sentito. Non limitiamoci solo a conoscere, mettiamo in pratica la parola. Mettiamo in pratica la parola. La parola deve essere messa in pratica, non deve limitarsi alla sola conoscenza.